Piano che andiamo avanti, noi avremo sempre più persone ricoverate che hanno fatto il vaccino. Cioè, nel momento in cui noi abbiamo una popolazione, la popolazione fragile italiana è vaccinata al 90%. Quindi dovete tenere presente che a andare a finire in ospedale ci sarà quel 10% non vaccinato, e di quel 90%, cioè che è la stragrande maggioranza degli italiani fragili, di quel 90% quelli che non hanno risposto alla vaccinazione. Quindi è chiaro che anche oggi noi potremmo avere situazioni in cui negli ospedali troveremo più persone vaccinate che non persone non vaccinate. Dunque, questo ragionamento, cioè, purtroppo... Cioè, quello che voglio chiederle è: la situazione potrebbe diventare critica negli ospedali anche solo considerando la popolazione vaccinata? Se la variante, la famosa variante Omicron, comincia a circolare ad altissima frequenza, potrebbe anche soltanto nella popolazione vaccinata potrebbe creare dei problemi. Ecco perché da tutte le parti si sta dicendo: guardate che oltre alla vaccinazione comunque bisogna mantenere alto il livello di guardia, soprattutto con le mascherine, che è la maniera, diciamo, più economica, meno impattante dal punto di vista sociale, e che può effettivamente, è stato dimostrato, che riduce di molto la circolazione del virus. Quindi vaccinazione, mascherine, il ragionamento che facciamo tanto sulla reazione dei locali, sì, per carità, sarebbe bello, però ci vuole tempo, investimenti, diciamo, ne parliamo per la prossima pandemia, ecco, quella di mettere su dei sistemi di ventilazione efficienti. Per ora mascherine e vaccinazione. E in questa maniera sono sicuro che si potrebbe tenere sotto controllo, come abbiamo tenuto sotto controllo Delta. Delta l'abbiamo tenuta sotto controllo così. Sì, insomma, ci abbiamo fatto 140.000 morti, eh? Sì, e poi sappiamo che Omicron comunque corre molto più veloce di Delta, questo lo sappiamo già. Posso chiedere una cosa? Prego, Rizzetto.